parte col, per la quinta, ma già con dei propositi come questi che davvero non ci aspettavamo. Abbiamo praticamente raddoppiato il numero rispetto all'anno scorso, cosa che non mi aspettavo veramente. Devo solo, come dicevo prima in un'altra, nella presentazione, un grazie a tutti indistintamente dal primo all'ultimo, delle persone, delle associazioni che ci sono state vicino, il patrocinio del comune, il Proloco, Ecofacto, gli sponsor tecnici e tutto il resto. Il resto non posso, e voi di User TV logicamente, Franco per la disponibilità e tutti quanti, Grafios che sono stati davvero di supporto, l'amico Fabio Simeone, niente, grazie a tutti. Tutti, basta, niente, potrei aggiungere mille cose, ma alla fine è un grazie circolare per tutti. Tempo 53 minuti rispetto a due anni fa che ci mise 1 ora e 20, assolutamente soddisfatto. Sicuro non sono a livello di ragazzi molto preparati con le gambe, però la soddisfazione personale è quella migliore. Le tue soddisfazioni sono tante, anche perché vederti già gareggiare in tante gare, soprattutto allenarti quasi tutti i giorni, è un motivo d'orgoglio per te e per chi ti vede in mezzo alla strada, veramente i complimenti sono d'obbligo. Ma io, come ripeto, non sono niente di speciale, è solo una passione che prima la facevo in bici normale, ora in bike, ma se vuoi fare sport si può fare sempre, quindi non è questione di disabilità, possono fare tutti. Manifestazione molto bella perché vede questi partecipanti che scalano il Mafariello, che è molto dura. Infatti abbiamo visto che chi ha vinto con una media di 20 km/h, quindi non è facile. Comunque è una bella manifestazione che è riuscita e dobbiamo ringraziare gli organizzatori, e voglio sottolineare soprattutto l'impegno di De Lucia che come ogni anno organizza insieme agli altri e all'associazione questa manifestazione. Bel ricordo, diciamo, questa è la seconda volta che vengo qua, la prima volta sono venuto alla prima edizione vincendo anche quella e diciamo che ho avuto la voglia di riprendermi questo successo, diciamo, bellissima zona dell'Irpinia, nel cuore dell'Irpinia, quindi diciamo che ci tengo.